Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi vorrei fare insieme a voi una di quelle che vengono chiamate prove su strada. Vorrei mettere alla prova quattro mascara waterproof. Io li uso molto spesso i mascara waterproof, però ho pensato di fare questo video proprio per farvi vedere come si comportano quando vengono a contatto diretto con l'acqua. Voi sapete che il mascara waterproof, prima di tutte le altre cose, come caratteristica essenziale deve avere quella di resistere all'acqua. E quindi oggi vediamo se davvero resistono all'acqua e che cosa succede nel momento in cui noi li facciamo entrare in contatto direttamente con l'acqua. I mascara che oggi metteremo alla prova sono Kiko Ultra Touch, questo. Poi metteremo alla prova il mascara L'Oreal Extra Volume. Poi sempre L'Oreal Mega Volume. E poi andremo a mettere alla prova un mascara marca supermercato perché Sien comprato alla Lidl, però io ho pensato di inserirlo perché volevo appunto vedere non soltanto i grandi brand, le grandi marche, ma anche un mascara, diciamo, di prezzo più economico e vedere se effettivamente può magari andare a sostituire un mascara che invece costa di più. Quindi mi sembrava giusto inserire anche questo tipo di mascara. Andiamo a fare questa prova su strada. Vediamo un po' come si comportano questi mascara waterproof. Io per accelerare i tempi li ho già messi sulla mano, vi dico subito quali sono. Il primo, questo qua, è quello di L'Oreal, questo con la confezione blu. Il secondo che vedete è quello di Sien, questo. Questo di nuovo L'Oreal, però la versione questa qui con il tappo rosa. E l'ultimo è quello di Kiko, quindi l'ultimo è questo. Io ho aspettato un momento che si asciugassero, vedete che mettendo un fazzoletto sopra, vedete che sono asciutti perché vedete che il fazzoletto non si sporca. Adesso quindi possiamo fare la prova direttamente con l'acqua. Io adesso passerò sulla mano un fazzoletto di carta imbevuto d'acqua e vediamo che cosa succede. Vediamo cosa succede. Vado a passare il fazzoletto. Lo passiamo più volte per vedere se davvero resistono all'acqua. Vedete che già possiamo avere i primi risultati. Guardate cosa succede con il mascara Sien. Dovrebbe essere waterproof, eppure sta andando via. Non c'è quasi più nulla. Guardate. È praticamente sparito del tutto. Direi che può bastare. Vediamo cosa è successo. Il primo mascara, quello L'Oreal con il volume blu, questo ha resistito benissimo perché non si è frastagliato nemmeno un po'. Il secondo mascara, quello Sien, è sparito completamente, quindi nonostante sia un mascara che viene spacciato come waterproof, in realtà non lo è perché è bastato passare un fazzolettino imbevuto d'acqua sulla mano ed è sparito. Il secondo è sempre L'Oreal, questo con il tappo rosa, quindi questo, il terzo, scusate, non il secondo, questo è quello L'Oreal con il tappo rosa e anche questo ha resistito abbastanza bene perché vedete che comunque non si è frastagliato più di tanto, forse leggermente, ma comunque resiste. L'ultimo, questo qui è quello Kiko, questo. E diciamo che ha abbastanza resistito, però un pochino comunque vedete che si è frastagliato. Quindi io ho esattamente riservato a tutti e quattro lo stesso trattamento, perché comunque ho passato il fazzolettino imbevuto d'acqua con la stessa intensità e lo stesso numero di volte su tutti e quattro. E il primo, L'Oreal, che è quello che io uso e preferisco, guardate come ha resistito bene, perché non si è neanche frastagliato. Vedete, è rimasto bene compatto. Abbiamo fatto la prova e abbiamo visto che il mascara, diciamo da supermercato, quindi quello Lidl, che è vero che costa poco perché mi sembra costi meno di 3 euro.
però assolutamente non sono 3 euro da investire in questo tipo di mascara perché non fa il suo lavoro. Nel momento in cui lo abbiamo messo a contatto diretto con l'acqua è andato via immediatamente, quindi direi che proprio non è un mascara waterproof, si spaccia per tale, ma ahimè non lo è perché lo abbiamo visto, lo abbiamo proprio dimostrato su strada, appunto la prova su strada non è stata superata. I cosmetici Sien io in realtà li acquisto spesso, li ho anche utilizzati, i rossetti ne ho tantissimi Sien, ho degli ombretti e mi sono sempre trovata molto bene. Il mascara, ahimè, non è assolutamente da ricomprare. Il mascara Kiko direi che si è comportato abbastanza bene, anche se era leggermente frastagliato, quindi sicuramente un mascara waterproof resiste all'acqua e fa bene il suo lavoro, però direi che se devo dare un giudizio darei un discreto e non ottimo, perché comunque io da un mascara waterproof mi aspetto che resista egregiamente all'acqua, invece questo ha resistito, ma non proprio del tutto, perché comunque c'erano delle parti che si sono cancellate. I mascara L'Oreal più o meno si equivalgono perché direi che hanno resistito tutti e due molto bene, anche se questo, quello con il tappo rosa mega volume, pur avendo resistito molto bene, era leggermente frastagliato, qualcosa di impercettibile sicuramente, però era leggermente frastagliato. Quello che vince su tutti la prova su strada sicuramente è il mascara L'Oreal Extra Volume. Questo, quello con la confezione blu, anche se è un mascara nero nonostante la confezione blu. Questo ha vinto su tutta la linea perché ha resistito all'acqua, non si è frastagliato nemmeno un po', è rimasto ben compatto, ben uniforme e questo è il lavoro che poi fa anche sulle ciglia perché è il mascara che io utilizzo sempre, lo utilizzo tutti i giorni, quindi lo conosco molto bene questo mascara. Infatti, quando abbiamo fatto la prova, io sapevo che avrebbe vinto lui perché l'ho provato più volte, ho potuto constatare in diverse situazioni, resiste alle lacrime, resiste alla pioggia, resiste all'acqua di mare, resiste veramente a tutto questo mascara, quindi è veramente ottimo, almeno questo è l'effetto che fa sulle mie ciglia. Sulle mie ciglia io lo metto su e rimane su finché non lo vado a togliere con lo struccante, quindi è un ottimo mascara. Quindi in conclusione, se dovete andare ad acquistare un mascara waterproof e non sapete quale prendere, io vi consiglio L'Oreal. Questo è extra volume, quello con il tappo dorato e la confezione blu. Fate attenzione perché la confezione è blu, però il mascara è nero all'interno. Quindi io vi consiglio senza dubbio di andare a prendere questo. Inoltre è facilmente reperibile sul web, vi lascio magari in descrizione il link dove poterlo acquistare, ma è un pochino più difficile trovarlo nei negozi perché io nella mia città faccio veramente fatica a trovarlo se lo voglio acquistare in negozio e faccio molto prima ad acquistarlo sul web perché lì lo trovo invece molto più facilmente. Quindi questo è veramente un prodotto top. Io spero in questo video di avervi dato dei consigli utili. Vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, di mettere un like al video se vi è piaciuto. Vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.